Lardini e Giappone che viaggiano insieme, capito? È qui il trucco, che non è facile, però alla fine si trova gli ingredienti giusti per ottenere il prodotto giusto. Quali sono questi ingredienti? Cos'è lavorate sul tessuti, sui tagli? Tessuti, sui tagli, sulle lunghezze, sulle vestibilità, su anche dei prodotti che non solo sono fuori dalla norma, capito? Quindi per esempio tipi di maglieria che si assomigliano più a un capospalla, è un equilibrio tra l'abito moderno e la maglieria moderna. Ci sono tante piccolezze che magari uno non le vede, ma sono quelle differenze che ti fanno la qualità e ti fanno se sei diverso dagli altri. I giapponesi sono i più avanti dal punto di vista dei tessuti e della qualità. Fra l'altro negli ultimi mesi stanno godendo di un fortissimo afflusso di turisti cinesi e devo dire che adorano il Made in Italy e con Pitti Immagine abbiamo fatto un'operazione con Isetan radunando i migliori 100 prodotti marchi italiani e sono anni che è tutto venduto, quindi in cui i problemi dei nostri marchi è quello di riassortire Isetan e c'è un intero piano tutto dedicato al Made in Italy e questo ci riempie di orgoglio perché lo vorremmo fare in tutti i paesi, così lo stiamo facendo da Saks Fifth Avenue per il Father's Day in maggio, così lo facciamo anche da Joyce in Cina con una serie di catene di negozi, così dobbiamo riuscire a portare i piccoli medi marchi, adesso Lardini è già un marchio molto importante e molto affermato, ma ci sono tanti piccoli medi marchi che danno qualità, innovazione, ma innovazione non solo nello stile ma anche nei tessuti, perché qui in Italia abbiamo tutta la filiera integrata, quindi abbiamo filati, tessuti e abbigliamento. Quello che ci manca è una forte alleanza con la distribuzione, in modo di avere dei corner, in modo di presentare al consumatore finale le straordinarie innovazioni di prodotto che già facciamo, che sono conosciute ma non come potremo. Noi potremmo fare molto di più in America, per esempio. In America siamo fortissimi nelle grandi città, nelle medie, piccole città come anche in Cina siamo poco penetrati rispetto ad altri competitor che sono riusciti, avendo diciamo iniziato prima, a penetrare meglio il mercato.